Ciao popolo di YouTube, sono Indy e benvenuti qua su un nuovo fantastico gameplay. Yeah! Ho deciso di portare, oltre a Spec Ops The Line, anche una serie di pochissimo su questo gioco un po' particolare, chiamato In The Sound Mind. Ho notato che nessun italiano l'ha portato questo gioco, forse qualcuno disconosciuto, ma nessuno ha mai deciso di portare questa meraviglia. Un po' perché è ancora una demo e quindi il gioco uscirà nel 2021. Un po' perché, beh, è una perla sconosciuta e nessuno ha mai sentito nominare dei Wicked Stuff. Però chi sono questi? Sono quelli che hanno creato giochi, o almeno modalità che poi sono diventati videogiochi veri e propri, come Nightmare House 2. In Sound Mind sembra molto particolare, soprattutto dopo la demo che hanno, anzi, dopo il trailer che hanno fatto vedere sulla diretta di PC Games circa 2 mesi fa. Ci ho impiegato un bel po' a volerlo portare, un po' per problemi e un po' per altro, ma alla fine ho deciso di voler portare questo fantastico gioco. Le particolarità sono tante, tra cui anche il fatto che il soundtrack, e quindi non sarà copyrightato, spero, è stato creato dai Living Tombstone. Per chi non se ne ricorda, beh, vuol dire che vivete sotto un sasso, perché i Living Tombstone sono molto famosi, su YouTube soprattutto, perché se state guardando questo video conoscete bene YouTube. Credo, spero. Vabbè, bando alle ciance e ciancio alle bande, iniziamo. Il gioco per ora è in inglese, però quando uscirà hanno promesso che ci saranno traduzioni in tutte le lingue, tra cui anche l'italiano, quindi per ora proviamo a tradurlo, ma dubito fortemente perché il mio inglese lo so tradurre io, ma non so come tradurre perché sono handicappato. Che bello il gattino sotto in parte a destra, è bellissimo. Credo che c'entrerà molto nel gioco il gattino. We Create Stuff, a game studio. Modus, credo siano i produttori, no, i Create Stuff e sviluppatori, Modus e i creatori, o almeno i... They say curiosity killed the cat. Dicono che la curiosità abbia ucciso il gatto. Io ho ucciso il gatto. Cat. Ma no, povero gatto! Curiosity only brought her to me. La curiosità l'ha solo portata da me. Già iniziamo bene. Avverto subito che questo gioco è stato creato con il Source, quindi graficamente sembra... Anzi, doveva essere datato, però... Io lo vedo molto fatto bene, se devo dirlo tutta. Ok, abbiamo già l'inizio con il nostro personaggio tipico, che non si ricorda nulla di ciò che sta succedendo. Almeno si ricorda magari di se stesso, ma non si ricorda come cazzo è finito qua sotto. Notice, catastrofe. Forgot everything, life as you know is now out of the window. Rally indicator, stay inside. In pratica, notizia, catastrofe. Dimentica tutto. La vita come la conosci ormai è fuori dalla finestra. Tutte le indicazioni dicono state dentro. Ah, fantastico. Abbiamo il nostro tipico tutorial. Salta, abbassati. Fantastico. Some objects may require certain... Ok, certi obiettivi richiedono un oggetto da poter utilizzare. Se premiamo tab abbiamo il nostro equipaggiamento. Però abbiamo equipment, item e consumable. It's locked. There's a keyhole. Ok, mi serve una chiave. Work. It's too dark in here. Can't see anything. Ok, se entro dentro succedono robe. Cosa cavolo è quella cosa lì? Oh, salve. It's that feeling again. Ok, dopo un po' inizia a fare male e inizia a vedere cose strane. Bellissimo. Sono radiazioni un po' particolari. What the fuck? Cosa cacco? Dio, ok, quella cosa era poco inquietante.
This will come in handy. Oddio, è impossibile. Ok. Guarda, non è là. È laggiù. Che cazzo è? Ehi, ciao. Ok, poco inquietante quel tizio o tizia. Ciao anche a te. Ok. Wow, ok. Abbiamo una chiave e abbiamo la batteria, che in questo gioco la batteria ci servirà molto per la nostra torcia. Il workbench è avviabile per qualsiasi persona, all tenants, quindi sì, per qualsiasi persona. Use it whatever you like, but ok, potete usarlo quante volte volete. Ricordate che io non sono responsabile per ciò che magari vi capita, quindi stiate salvi, cioè tipo non fatevi male, perché sennò sono cazzi vostri, infine. It's locked. Mettiamo la chiave. Mettiamo la chiave, andiamo da questa. Allora, batteria. Premi. Allora, piccola notizia. Tutti gli oggetti che lasciate indietro rimangono lì. La maggior parte di persone tendono a dimenticare oggetti qua sotto. Quindi ho imparato a non gettare nulla. Ogni cosa. Tanto, no, tanto gli oggetti non possono andare da nessuna parte. In pratica, se troviamo oggetti è perché qualcuno li ha persi. Fine. Oh. Ok. Fantastico. Looks fragile. Looks fragile. Ok, è molto fragile, quindi magari c'è qualche oggetto qua. Tipo qui. A tutte le persone dell'appartamento. Alcune lavatrici hanno dei circuiti corti. Fortunatamente ci sono i fusibili che sono universali. Still, if they act up, please don't try and fix it, call me. Ah, se invece vanno a puttana, in pratica, se succedono casini, non provate ad aggiustarli, chiamate me. Super. Perfetto. Quindi, se tu hai dei fusibili, dice qualcosa? Ok, abbiamo la batteria. The fuck. Nonostante i rumori qui sono abbastanza. It's a fuse box. Ah! Ok, questo ho fatto male. Niente di buono ti aspetta di sopra. We're going to... Sei molto comodo e confortevole qua sotto. Oh, molto confortevole, grazie. Però io vorrei andare di sopra, grazie. Oh, salve. Minchia, la torcia che va a puttane per un attimo è bellissima. Pa 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 pa. Sweet bug, cosa c'è qua sopra? Ok, meraviglioso, ho trovato un pezzo di pistola. Ok, nulla. Gatto! In sound mind. Ah, ok. No, no, questa cosa non mi piace. Ogni volta vedere tipo i muri che si spostano è bruttissimo. Oh, ciao appartamento. La mia casa.
caro residente, noi della Mayer Pharmaceutic vogliamo che prendi il tuo tempo. No, vogliamo prendere un po' del tuo tempo e ringraziarti del supporto che stai dando alla nostra compagnia qui a Milton Haven. La tua salute, la tua sicurezza sono la numero uno. La nostra priorità numero uno. Non è solo non siamo solo una compagnia, ma siamo dei vicini di casa. For more information about my pharmaceutic. Ok, in pratica sono una ditta farmaceutica che fa ma noi siamo qui per aiutarti, quindi vaffanculo. Oh, Desmond, la cassetta bianca. Nulla. Lions are dead. Wow. Cazzo, alla Metro 2033, questa cosa è bellissima. Oddio, quanto è bello suonare la chitarra. Ok, allora, la musica in questo gioco è meravigliosa. Solo per il soundtrack che si sente sottofondo. E anche per le, tra virgolette, cavolate che puoi fare. Cioè, il fatto che vuoi metterti a suonare e le canzoni che suoni sono meravigliose è qualcosa di fantastico. Tenants, la Milton Haven Building Department, o gli appartamenti di Milton Haven Building, sono ristrettamente accessi solo. Sono ristrettamente accessibili da questa zona. Se vuoi andare verso il tetto, cioè in pratica se vuoi avere il tetto, comprati un appartamento. Ah, fantastico. Vuoi un appartamento? Vaffanculo. No, aspetta un attimo. No, aspetta. Ma che cazzo? Perché ci sono delle finestre lì? Ok, no, questo mi sembra strano. Le... Pronto? Long have I waited for this moment to watch as you scramble for your last breath, as you try to make sense of your reality and the gravity it carries. Pulling you down. Ooh, I can't contain my excitement. I will have you, Desmond Wales. I will have all of you. Ok, chiamata strana da un tipo psicopatico che in pratica ci sta minacciando di, non lo so, vuole la nostra vita, ma non solo, vuole averci e farsi a pezzi. Cioè in pratica vuole godere del nostro ultimo respiro. È una cosa un po' inquietante, ma va benissimo lo stesso. Allora, abbiamo questa cassetta, mettiamola qui, accendiamola. Cosa succede? Ecco. Ah, fantastico. Caricamento. Ah, ok, siamo in questa zona un po' particolare. Nastro, Desmond. In an unexpected turn of events, it seems I am the one who is losing my mind. Why or how this is all happening is beyond me. But as strange as this is, I'm equally as fascinated as I am scared. Ok, stiamo scoprendo un pochettino di cose. Questo Desmond, il nostro protagonista, sta iniziando a essere quello che sta perdendo la mente, la testa. Ed è equalmente affascinato quanto spaventato di questa situazione un po' strana.
Ok, ci interessa sta storia, benissimo. Life in Milton Haven has become unfamiliar lately. People are hell. I'm starting to see unusual patterns, behaviors. Ever since the crash, maybe. It's beginning to make sense, I suppose. My own feelings of dread, of fear, are similar to those of my patients. Ok, stiamo scoprendo che il nostro personaggio è uno psicologo, un dottore, credo sia un dottore o uno psicologo, e che la sua vita è iniziata a cambiare dopo un incidente, quindi ha iniziato a diventare come i suoi pazienti dopo questo strano incidente. Oh, my patients. We're dropping like flies. Dying. Oh, poor Virginia. I should go over their cases. I need to understand what this is. Ok, adesso bisogna scoprire. In pratica lui sta dicendo fuori che i suoi pazienti vanno giù come delle mosche, in pratica, cadendo nella morte stessa, e vuole tentare di capire che cosa succede, tra cui una certa visione. If I can get through this, if I can just keep my mind focused, I must stay aware, awake, alert. Ok, il nostro personaggio deve stare attento, sveglio e molto in allerta, perché c'è qualcosa che gli interessa, deve scoprire mano a mano. Benissimo. Ok, gli sta succedendo qualcosa al nostro personaggio e deve scoprirlo tramite la mente di altri pazienti. Credo, eh? Ok, sono ritornato nel mio ufficio. Ciao. Tanya, how? I mean, hi. Gatto. I'm having a weird day. Everything okay with you? All right. Ciao. Good kitty. Oddio, posso accarezzarla. Guarda che bello. Cioè, per essere fatto un gioco con Source, adesso, guardate il pelo. Ciao. C'è di quegli occhi, sono bellissimi. Good kitty. Madonna, che bella. Aspetta, ma mi segui ovunque? Oh, oddio, che bello. Ciao gattina. Where'd she go? Oddio, ok, questa cosa è interessante. Vedere che proprio prende e sparisce così. Fantastico. Pronto là. You know how a Rorschach test works. I show you an ink blot and you sneak your way into an interpretation and a life pretending to fix other people's problems. What nonsense. Well, there's an ink blot. There's a problem. Try and avoid your problems now. Oh cazzo. I can sneak past it. I know I can. Ah, fantastico. Cacchio è quel coso lì? Ok. Perfetto. Cosa c'è qui? Batteria, nice. Ah, qui c'è questa cosa che è ovunque.
Go around and pick up for me. Slide to top floor, vending machine. Barrel, one first floor, maintenance. Tap it under the table, basement behind me, middle laundry machine. You can keep it and show you how to use it. Oh wow, ok. Non capisco chi è che mi stia lasciando questi indizi. Però in pratica queste qua sono istruzioni per avere una pistola. Magnifico. Ok. Oddio, ancora quel tizio. So, Mr. Desmond Wales. Sorry, Dr. Desmond Wales. Tell me, what good is a PhD if the world around you is crumbling? I'd like to see you put your head to the test. I won't lie though, I'd much rather see you die trying. Ok, stiamo scoprendo mano a mano chi è questo personaggio qua. Credo sia un paziente del nostro protagonista che sia impazzito totalmente, stia dando tutte le colpe del suo passato a Desmond, mi sembra. Quindi lo vediamo già iniziare a volerlo torturare psicologicamente. Sta cosa è interessante quanto paurosa. Ok, abbiamo un bel po' di roba, intanto vorrei anche curarmi. Ecco appunto. Cara, I've resorted to write your letter because you won't answer your phone. I'm surprised not to hear answering machine. Ok, cara, ho deciso di volerti scrivere questa lettera perché non mi si rispondi mai al cellulare. Sono sorpreso che non senti le mie, come si dice po', la mia segreteria. Non è che per caso la macchina si sia rotta? Tuo padre invece ti ha inviato dei soldi per le tasse elettriche, cioè per la... com'è che si chiamano? Per l'elettricità. E Andrew, you know, e sa, e ti dice fuori che noi ti amiamo e ti supportiamo molto. Non voglio incoraggiarti, I don't want to encourage your beginning ask for money every non voglio incoraggiarti per venire a chiedersi altri soldi durante il mese, in pratica. Non so, né, perché sto magari dicendo un paio di stronzate. Devi cercare qualcosa di lucrativo. Ad esempio, vendere i tuoi giocattoli. No, devi cercare qualcosa di più lucrativo, perché vendere i tuoi giocattoli non porta a nulla. Hai avuto una persona, hai avuto una così grande personalità, quindi avvantaggi di questa cosa. Comunque, amore, 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 per piacere risponde al telefono. Mamma, papà e Freddy. Ok, in pratica qui c'è avuto un paio di guai per la luce. In pratica per un po' forse anche il resto dei pagamenti che sono arretrati. E... oddio, cosa, perché c'è uno specchio rotto? Vabbè, in pratica pagamenti arretrati. I genitori l'hanno aiutata perché questa qui ha avuto una personalità che... sai, sono tutti specchi rotti. Listen to the Virginia tape. She cloaked the knife with pretty line and present is a gift. Cloaked the phrase with pretty woman, sending me away adrift. Your dreams are dead, so please take mine. I wonder how she sleep at night. My dreams are nightmares stuck in time. Lean and damaged by a knife. Ok, in pratica questa è una poesia sul fatto che sta ragazza ha sentito molto... cioè i suoi sogni sono andati a puttane. Quello che quando dorme lei non dorme, vede soltanto incubi che la bloccano nel tempo e la danneggiano come se fosse un coltello. She croaks the phrase "We pretty woman sending me away". In pratica la frase "tu sei una bella ragazza" mi porta via, mi fa cambiare, mi rattrista in pratica. E questa cosa qua è particolare. Cioè tutti gli specchi rotti e il fatto di questa frase qua mi fa pensare che questa sia una tipa che odia il suo aspetto. Non lo so io. Forse dico una stronzata però.
Ok, allora, adesso andiamo a cercarci. Ok, maintenance room dovrebbe esserci un pezzo della pistola. Qui sotto, qui. It's filled with something. Not sure I want to know what's inside. Ok, allora. Ah no, hai detto sotto il tavolo. Bingo. Ok, abbiamo questa parte qui, quindi ci tocca andare di sotto. Andiamo di sotto allora. Andiamo di sotto, andiamo di sotto. Allora, ha detto che dovrebbe essere, questo abbiamo detto prima, dietro qui. Ah, vedi, vedi, vedi che c'è. Però non posso prenderlo, quindi ho un'idea. Andiamo qua sotto e prendiamo la cosa qui. Ok. Poi salta qui. Ho detto salta qui, salta qui, salta qui. Ok, ho trovato. Give me that. Oh yeah, pistola. Dove vai? Ehi, fermati lì. Ok, allora andiamo a riportare la cosa qui e torniamo indietro. Forse dovrei andare nella zona dove si costruisce per costruire la pistola, no? Quindi andiamo qui. Allora facciamo pistol grip, pistola e questa. Oh, le. Aspetta, voglio provare una cosa. Allora. Ah, sì. Ok. Adesso posso spaccare anche le ventole. Epico. Fantastico. Ok. Fantastico, fantastico, fantastico. Ah, se ricordo c'era un altro un'altra zona che era qua. Qua c'è? Ah, ok, le pile. Fantastico, ok. E ho tutte le pillole. Ok, forse. Sì, torniamo dietro così, allora fanculo. Vedo che la porta sarà chiusa? Forse. Olè. Adesso posso andare di sopra al piano 2. Andiamo a vederci la cassetta di Virginia. Speriamo non ci sia più lo stronzo. No. Pronto, psicopatico. A hunch, if you will, that looking into Virginia's death will result in a similar fate. Oh, don't misunderstand. I want you to die, but maybe not so early. Try not to shoot yourself with that pistol you found. Though that would be quite funny. Ok, allora, psicopatico già sappiamo che ci sta seguendo, perché lo sa che abbiamo una pistola. Però è un po' particolare, perché si è detto fuori che andare a vedere nella morte di Virginia potrebbe causarci la stessa identica morte, quindi potremmo morirci? Non lo so.
Adesso vediamo un po'. It's my tape player. Ok, e sentiamo la cassetta di Virginia. In pratica dobbiamo indagare sulle morti delle altre persone per capire come risolvere il nostro problema. Possono impazzire anche noi e potremmo ammazzarci anche noi. Cassetta, Virginia. It's just sad, you know? It's not fair. I've been getting food and stuff from Eden's Grove for like my whole life. They expect me to just be okay with them ruining this town and forcing me to shop at their place? This makes me really sad. Am I crazy? I am crazy, right? You're not crazy, Virginia. And while it may be an uncomfortable change, there isn't really much you or I or anyone around here can do. Businesses come and go, and Eden's Grove is no different. Ok, allora, qua stiamo già iniziando un po' a capire queste cose. Virginia è... potrebbe essere una ragazza un po' problematica, perché prima gli facevano la spesa questi della Home Mart, mi sembra, gli facevano la spesa tranquillamente. Poi un giorno hanno deciso di cambiare e non portare più la spesa, quindi lei ha dovuto uscire di casa per andare a fare la spesa. Il dottore le ha detto i cambiamenti sono naturali anche per queste cose qua, quindi bisogna un po' prendere i cambiamenti e andarci incontro in pratica. I can't get my food at Home Mart. I won't. No one's forcing you to. You can always drive out of town. No, that's even further outside where I feel safe. Ah, ok, questa è una persona che in pratica sono quelle che hanno paura di andare all'esterno. Quindi in pratica lei non voleva uscire di casa dove si sente al sicuro, perché per lei l'esterno era l'inferno e uscire per andare a fare la spesa era un qualcosa che per lei non poteva, non voleva. Remember, this feeling of judgment is self-made, and while I advise you to be cautious, Home Mart might be the exact circumstances you need to face your fears. Put yourself out there. Consider it exposure therapy. I can see you're getting nervous. Don't be nervous. You've made much progress over the years. You know this. Ok, il dottor barra Miles gli ha detto che dovrebbe prendere e andare in questo supermercato per affrontare le sue paure, cambiare, perché è riuscito a cambiare in questi ultimi anni. Figuriamoci se non riesce a cambiare andando a un supermercato. Credo che però il supermercato sia morta. I know. I'm sorry. I just... What if it overwhelms me? You breeze through it. Ok, in pratica ha chiesto se per caso questa cosa potrebbe farla, se ci fossero dei problemi, iniziasse a impazzire, iniziasse ad andare in iperventilazione. Lei fa: fai un bel respiro, in caso chiamami se ci sono problemi. Credo che non abbia mai avuto delle risposte. E siamo a Home Mart. Sì, già notare che il posto è desolato e il fatto che ci sono cose della polizia vuol dire proprio che c'è stato un omicidio o un suicidio o qualcosa del genere. A causa dell'incidente avvenuto ultimamente, Home Mart è temporaneamente chiuso al pubblico. Ci scusiamo per questo piccolo inconveniente e riapriremo presto. Home Mart. Quindi sì, questo posto è stato chiuso proprio per problemi. Cos'è quello? Ah, ok, non posso prenderlo. Ok.
Ma che cacchio? È solo, sono solo io oppure la porta sa quando io non sto guardando? Chiamami il tizio della porta e chiedi e dilli di aggiustarlo subito. Cioè il mio culo è pieno per molte carte per via di questa investigazione, quindi in pratica non posso fare nulla. Anderson. Quindi aspetta. No, che figata. Ok, favoloso. Fantastico. Allora, posso spingere le cose. Fantastico ancora. Questa è tutta roba. Ah, ok, belle televisioni. Quella dovrebbe essere Virginia. Mio Dio. Ok, poco inquietante. Per la tua sicurezza mostra molta cauzione per il fatto che ci sono quando passi dietro la linea gialla, perché pieno di roba, di pezzi di vetro rotti e oggetti molto taglienti. Ok, vedo uno specchio là. I brividi. Dangerous, but necessary. Che cazzo? Ok. Ok, va benissimo. She can stand the sight of herself. I don't blame her, but she needs to see the world for what is. Help her reflect on this. Show her what she needs to see. Ok, in pratica, sì, Virginia, in pratica, come avevo ragione, l'appartamento che abbiamo visto era quello di Virginia. E lei proprio era una che odiava il suo aspetto, mi sa. Well, mama was making dinner, but now she's in the freezer by my fire that would sleep all day, stuffing in the loading bay. In the attic, he need courage. Now my brother is in the storage. Me, I'm fine. I'm good. Then crash. I'm bad. I'm lifeless. Trash. In pratica è una poesia abbastanza inquietante sul fatto che sua madre stava facendo la cena e poi è finita nel freezer. Vicino al fuoco suo padre stava dormendo tutto il giorno, poi è diventato legna per ardere. Nell'attico ha avuto coraggio, ora mio fratello si nasconde nello storage, tipo in basso. Prima era in alto, adesso è in basso. Io sto bene, sono a posto. Poi crash, sono diventata cattiva e la mia vita è spazzatura. It's a small rounded slot. Ok, devo in pratica cercare delle bambole qui. Quindi in pratica devo trovare i bambolotti. Quindi uno è nel freezer, uno è nel loading bay, uno nello storage e l'altra nell'immondizia. Perfetto.
Maintenance. There are rats in the vent above the electricity exhibit. Explain the smell. We can open the exhibit. Above the storage mirror. Please enter the vent via the compressor room and it's... Ok, in pratica c'è uno specchio in una zona. Oddio, aspetta un attimo. Oddio. È lei? Ok, devo portarla, mi sa, allo specchio. Fuck, perché devo portarla allo specchio? Ah, dove si trova? Che si trova da quella parte lì. Oh, cazzo. Vieni qua, stronza. Lo so che ti sto facendo male. Ok. From the other side. Ok, allora cerchiamo un modo per... Forse da quella? Ok, fuori dai coglioni. The door to the east wing is locked. It works. Di qua. Ok. La strega, spero che qua non mi rompa i coglioni. Allora, sta. Che cazzo era? Ok. Qui abbiamo. Ok, in pratica qua c'è qualcuno che è rimasto abbastanza... Ah no, qua il mondo è ancora a posto abbastanza. No, in pratica qua ha mostrato come... qualcuno era proprio nervoso per via delle... Per via dei... delle telecamere, quindi... Dei coglioni, ho una pistola. Bitch. Allora. Ah, ok, c'è uno specchio lì. Allora. Qui nulla. Qui. Office manager room, CCTV, hallway, staff room. Aspetta, la staff room? Fammi spegnere tutto allora. Forse la CCTV. La CCTV la teniamo accesa. It's a punch card reader. It's unpowered. David, you fool, you forget your punch card in the machine again. You think? Ok, l'hanno... Devo... Pensavo ci fosse la strega, ok. Office, hallway... Ok, teniamo il compressor room acceso che mi serve. E andiamo a cercare la carta che dovrebbe essere nella...
Zona degli armadietti. Puttana Eva! Stop! Fermati lì! Stop! Non puoi! Ah! Questa cosa mi fa venire nervoso. Sam. Ok, no, io un attimo. No, continuo la prossima volta. No, allora, ragazzi, non è qualcosa di strano, lo so, però capitemi. Non è. Vi mette agitazione vedere cose del genere. Questa scena qua del vedere una ragazza che vi insegue, vi si ferma davanti, è inquietantissimo. È inquietantissimo. Io non. Ok, qua ci sono gli uffici. Puttana Eva. Sì, Foxy, anche a te. Cos'hai di bello? Ah, grazie. No, stop. Che non ritorna la ragazzina, quella lì che mi seguiva e mi salutava, che inquietantissimo. Ima! Basta! Dimmi che sei tu, stronzo. Wow, doctor! Couldn't save her, could you? I'm sure you did your best. What can I say? Your best just isn't good enough. Ah, proprio fa lo stronzo sto qua. Ok, abbiamo qui la CCTV. Ciao. È inquietantissima la signora lì. Cosa stai guardando? Uno specchio? Ok. Slot. Ok. Ah, ok, questi sono gli armadietti. Ok, perfetto. Ok, dovrebbe essere questo. It's a locked locker. Non ho la chiave. Dove cazzo la vado a trovare? La chiave. Ok. Grazie, Dave. It's a locked locker. It works. Perfetto. Meravigliosa, ti adoro anch'io, grazie Dave. Grazie un casino Dave. Ti ringrazio. Ok, adesso possiamo tornare da quella parte. Oddio, ancora tu. Vaffanculo. Oh, poi dai coglioni. Ok,
Okay. It's a punch card reader. Fits perfectly. Ah, sì. Dovrei andare da quella. Quindi? Ok, qui... Giorgi, io ti adoro, lo sai, vero? Grazie. Don't worry, ce la faccio. Ok. 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 Giorgi, ti adoro, lo sai, vero? Però è inquietante che mi fissi così. Ciao, Giorgi, grazie. Grazie, Giorgi, ciao. Oddio, che bello, che saluta. Ok, sto gioco è meraviglioso, è meravigliosamente epocale. Mi piace, I like it. Allora, andiamo da questa parte. Non è che Giorgi mi stia seguendo, perché in caso mi segui va benissimo, no? Ok. Giorgi, non mi seguire. È inquietante quando mi segui. Ok, allora. Cazzo! Ok. Ah. Abbiamo l'altro specchio. Perfetto. Ok, abbiamo un casino di roba qua. Can't carry any more of this. Finish back in any organization, Stevie. She that nothing happens to the new chins. We are enjoy. Don't turn everything on via the switch by the door. Just make sure it's power first. Ah, ok, devo... Cioè... Allora, io questo gioco non lo sopporto perché non ne posso più. Che ogni volta che mi giro mi trovo cose inquietantissime che mi guardano. Soprattutto queste cazzo di robe. Allora, abbiamo uno specchio lì. Quindi, non mi guardare telecamera. Non puoi, no, no, stop. Dai, è inquietante. Ok, io faccio così. Se io mi giro, faccio così. Oh, Dio santo. Ok, devo cercare. Ce l'hai te un fusibile? Invece che guardarmi, stronzo. Nothing. So come mi inquieta sempre di più, soprattutto per il fatto che ci sono delle camere che mi seguono. It's a fuse box. Got it. Sì, telecamere, guardatemi. Sono bellissimo, lo so. Oh, che palle. Queste telecamere sono inquietantissime. Quindi. No, io ho attivato qui. Ah, è vero, no, c'è il bottoncino da attivare, ok. Devo andare qua e premere il bottone. Oddio, che bello, adesso mi si... Being judged, being watched, being looked at. These are things she tried so hard to escape from. They always turn eyes on her. Oh, ok, ecco cosa non gli piace a lei. Non gli piace essere guardata. Oh, ciao. Ok. Adesso? Ah, devono tutti guardare verso di lei. Ok, adesso tutti devono guardare te.
E ora cosa fai? Oh, cazzo, 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 cazzo! Ehi? Il mondo sarebbe migliore se non ci fossero quelli rotti. Loro portano dolore e infliggono dolore anche agli altri. Tu sei uno rotto? Uff. Ah, c'ho il fusibile, vero? Perfetto. Il fusibile mi serve adesso. Per l'altro punto. Ciao. Ok, spero che non vieni a fissarmi. Non ti girare, stronzo, no? It's a fuse. Oh, got it. So che tutti fissano, però sei tu che fissi gli altri. Dov'è la stronza? Ok. Dov'è che sei? Bingo, dietro di me. Ehi, stronza! E qua, 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 qua! Vieni qua, vieni qua! Vieni! Ok. Prossimo posto, il maintenance da quella parte. The door to the west fits perfectly. Ok, perfetto. Allora, cosa abbiamo qui? Apocale, fantastico, meraviglioso. Allora, upon arrival on the scene, il suspect self-inflicted a stab wound to her abdomen and fatal wound across her neck. Record our police tape, it was the scene of the crime, scene of investigation. Ok, in pratica sì, avevo ragione. Yourself in the gut and still have enough determination to pull out the glass and slice your own throat open. I almost want to stand up and give her a round of applause. Sì, questo è abbastanza psicopatico. Allora, Virginia in pratica è stata una ragazza un po' particolare, cioè lei odiava essere guardata. Madonna santa. Ok, con calma, con calma. Madonna santa. Ok, allora in pratica Virginia è una ragazza che non gli piace essere guardata. E il fatto è questa cosa qua, tutti quanti l'hanno continuata a guardare e alla fine lei cosa ha deciso di... Sei inquietante come non so cosa, quindi io non voglio mai più vederti. In pratica lei cosa ha deciso di fare? Ha deciso di prendere... e uccidersi, cioè del tipo colpi allo stomaco e poi colpi diretti diretti alla gola. E questa cosa l'ha uccisa, però l'ha continuata a tormentare come non so cosa. Credo che devo andare da questa parte. Sì, devo andare da questa. Epico. Una cosa bellissima proprio. Allora,
Dove devo andare? Oh, guarda qua quanta bella roba. Ok, no, non devo... Qua sopra ci sono solo dei segreti, perfetto. Qui invece c'è qualcosa? Ah, ok, qua c'è la bambola. La mamma. Oh! Che cazzo sei te? Ok, ok, ok. Aiutami! Vado! Ti adoro tizia, ti adoro! Grazie! Chiunque tu sia. Chi cazzo è quella che continua a osservarmi? È inquietantissima! Ok. It's blocked from the other side. Ah, vieni? Ok, ho 32 munizioni, puttanelle. Venite. Ok. It's blocked from the other side. It's blocked from the other side. Che cazzo sei te? Non vorrei mai che sia lui. Oddio, è quel tizio lì. Potrebbe essere? Sì. È quello che mi telefona e che fa lo psicopatico, secondo me. Anche lui è morto, ma anche lui mi tenta di perseguitare. Secondo me è così, perché se no non avrebbe senso che continui a seguirmi in questa maniera. Aha. Visto? C'è qualcosa. Esplora sempre, ragazzo mio, esplora sempre. No, quel tizio lì mi dà molto l'aria da essere il nemico pranza pala. Ok. Ah, visto che io ho munizioni a volontà, io faccio così. Ole. La tizia che mi insegue di solito non c'è? Ole. She can stand the sight of herself. I don't blame her, but she needs to see the world. Help her reflect. Nothing is free, including this key. Perfetto. Ah, cerchiamo una chiave. Anzi, cerchiamo delle monete. Se niente... Ah! Forse ho capito cosa devo fare. Ok, siamo tornati in questo punto. Stop, stop, stop. Sì, è lui, è lui, è lui. È per questo lui, lui tipo... Ok, ok, stop. Fanculo, testa di cazzo. Caputtana. Salve, ho voglia di spegnere qua io. Ok. Stai pure lì. Devo cercare una chiave. Però se... $4. It's the item scanner. Fa provare questa. Bingo! Torniamo alla macchinetta allora. Non c'è ancora lo stronzo che mi segue, vero? Inquietante as fuck. Però abbiamo capito, sì, è lui il... Il tizio che mi perseguita, questo ragazzo, questo coso strano. Grazie. Ora, intanto mettiamo le... le cose, quindi
La mamma nella cucina, quindi mamma nella cucina. It's a small rounded slot. Il fratello qua sopra. Ora ci mancano gli altri due. Ah, io cosa ho trovato? Ignition key. Warehouse. Control room. Ah, aha. Con calma. Con calma. Ok, perfetto. Ok. Ho una pistola e non ho paura di usarla. Amica. Perfetto. Grazie mille. Ok. Adesso però mi beccherò gli infarti dall'altro stronzo. Detection. Oh, eccolo qua, l'ultimo pezzo. Thing is statement from co-worker and shoppers. It seems Mr. Rula and panic attack which result in a sudden breaking of a mirror. True information. Situation by people around the area at the time. Stupid little girl. What is it with the young people and their constant need for attention these days, huh? Come to think of it, you're kind of making this whole thing about you too, aren't you? Stupido tizio inquietante. Donna, quel tizio che mi perseguita, che palle! Oh, trash room, ok. Vieni a seguirmi, stronzo. How dramatic, she didn't call herself useless. I don't know why you're surprised. Ok. Però aspetta. Voglio... Ok, posso tornare indietro. Ok, allora, quindi... io invece... Allora, dinner... Quindi il padre era... No, aspetta. La madre era qui. La figlia... Era... Good, then crush. La figlia allora qui. Ci manca il padre. O no? Fuck, ci manca il padre. Il padre ha detto che si trova nel loading bay. Ma è il loading bay? Ah, ne... è qui. È di sopra. Ok. Come faccio ad arrivare di sopra? Ah, facile. Faccio tutto il giro da quella parte. Che mi tocca fare il giro più lungo, che palle. Non mi seguire, stronzo. Ok.
Perfetto, ho tutto adesso. Quindi il padre era by fire would sleep. By the fire. Quindi deve essere giusto, no? Allora in crash. Forse era nel bagno. Ok. That was the day she pulled the mirror off his eyes, putting her mother makeup, the taste of blood and lipstick stained more. Ok, queste sono poesie inquietanti, però devo andare da questa. Che bello! Sì. Ah, wow. H. Ah, bel labirinto, che bello. D. E ecco l'altro specchio. Quindi devo risolvere un qualcosa? A. Dove devo portare tutti sti cosi? Puttana Eva. Ma D E A Ted Aided. I can put something in here. Ok, mi manca l'H. Dov'è l'H quando serve? H come Andaro, H come amico, piccolo criceto. Dove cacchio è l'H? Ok, allora, dobbiamo esplorare bene. Però mi sa che qua ci muoio per il fatto che... Allora, a meno che lo specchio non mi dica qualcosa. Ah, dice qualcosa allora lo specchio. Ah, fantastico. Sta diventando tutti senza testa o sbaglio? Allora. Però mi serve l'H, mi serve l'H. Dov'è l'H? Abbiamo le batterie. Tu hai l'H? No, signore. Donna, ste batterie che si spengono così. A meno che non devo andare lassù. Allora I can put something. Ah no, ce l'ho l'H io. H E T E D. Ok, ora dobbiamo sparare un colpo. Oh! Ce l'abbiamo fatta! Uff! She wanted to die. Only someone as selfish as you won't try to take that way from her. I'm glad to see you failed. Lei voleva solo morire.
Tu sei stato un egoista a voler che voler portare via questa cosa da lei. Sono felice che tu hai fallito. Dove sei? Ehi. It's okay. I see you. You can rest now. Torna a casa. Oh. I don't think Virginia would be capable of doing something like this without some sort of outside influence. I promise you, Miss Rule, I'll get to the bottom of this. Ok. Quindi c'è stato qualcos'altro, quindi qualcuno voleva ha fatto sta cosa qua. Ecco perché non voleva essere vista. Perché aveva dei... era piena di cicatrici sulla faccia. E quindi questa qua diceva fuori di essere... No, ok. Ok, in pratica sta raccontando su come ha avuto quelle cicatrici. Ha avuto un... era da piccola, stava giocando con i trucchi della madre che gli aveva regalato quando è successo qualcosa. I just slipped, I don't know, I lost my balance and I grabbed the mirror cabinet and the whole thing just fell apart. I hate her, my mother. She made me go anyway. Made you go where? Ha iniziato a odiare sua madre perché anche se lei era distrutta, c'aveva tutta la faccia che ormai era andata a puttane, l'ha voluta portare lo stesso a fare la recita a scuola così che tutti i compagni la prendessero per il culo. Quello che stiamo sfidando mi sa che non è una persona, è l'odio stesso. Credo che quella persona che si chiama sia l'odio vero e proprio. Credo. Non ne sono sicuro, però questa cosa mi sta interessando un casino. Ok, abbiamo saputo che in pratica lei ha iniziato a odiare tutti per colpa di sua madre della sua infanzia. Fantastico. Ok. No. So you're some sort of treatment. Passion became... Oddio, sta canzone! Oddio, sta canzone quanto è bella! Oh,
Dio, quanto è figa sta canzone, però. Desmond, darling? What? Who said that? Why, I did, of course. No, 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 no. You can talk now? I mean, you could argue that I always could, and you just didn't care to listen. Look, let's not waste any more time on how unbelievable this all may be and tackle the situation at hand. Now, sit. Ok, questa cosa non me l'aspettavo. You are going to die, my love, if you do not get to the bottom of all this madness. Simply, you must keep your head about you and find a way back. I will help you as best as I possibly can. Now, concentrate. Who might have some answers? I don't know. This is so weird. Patience, Desmond. Patience and grace. Ok, ok, sta demo. Wow, cioè wow, sto gioco è bellissimo. Graficamente non sarà il miglior videogioco di tutti i tempi, ma la storia, il gameplay, la musica è wow. Non vedo l'ora che esca il gioco completo e non vedo l'ora che di poterlo giocare con voi, magari in video, in live, però porca puttana, sto gioco qua è micidiale, sia per la paura, perché ti dà molta paranoia, ti dà molto terrore per il fatto che non, cioè, vieni spesso guardato, cioè non è quell'horror che ti viene fuori l'infarto del tipo ti salta addosso qualcosa, la jumpscare, la Five Nights at Freddy's, no, è quel cosa che tipo non devi credere ai tuoi occhi. È bellissimo sto gioco, è meraviglioso e spero che piaccia anche a voi. Io non vedo l'ora di portare ancora altro e non vedo l'ora di continuare questo gioco, perché è meraviglioso. La storia mi sta intrigando e il fattore finale che il gatto è qualcuno che ti darà una mano nella storia e parla anche, è meraviglioso. Non vedo l'ora di continuare sto gioco. Spero che vi sia piaciuto. Sarà un po' lunghetto il video, ma non me ne frega, ve l'ho detto, questo gioco qua merita e quindi vi voglio portare senza interruzioni l'intero gioco. E niente, da Indie è tutto, ci vediamo alla prossima. Se questo video vi è piaciuto lasciate una bella zappata sopra mi piace e noi vediamo di ritrovarci alla prossima fantastica puntata di qualche altro gioco, forse. Vabbè, amore!